sono in aeroporto, sto andando a Parigi e il mio livello di socialità è pari a zero. La situazione è esattamente questa. Dei miei compagni di viaggio neanche l'ombra e io ne approfitto per riportare la pace sui rulli. Dai che Parigi è vicina. Forza Sara, che Parigi è vicina. Vado a fare la persona sociale. Ciao. Sono appena arrivata a Parigi, ho trovato il mio mezzo di trasporto per il futuro. Io lo devo provare assolutamente. Lo spazzaneve. Li voglio tutti, li voglio provare tutti. Non ho ancora detto una cosa che di solito dico quest'ora. Ma io ho fame. Avete visto che ho incontrato Gabriele? Aiuto! Adesso vicino a voi. Moriremo tutti, però. Perché tu sei in maniche corte che a Budapest? Qual è l'argomento di questo? Niente. Non siamo in Cina, è finito il vlog della Cina. Quante eleganze in un pullman solo. Vabbè, Lorenzo e Gabriele sono simpatici come al solito, quindi giocherò. Aiuto! Puoi renderti utile un attimo? Finalmente il mio viaggio ha un senso. Grazie. Sara, non sai nulla. Siamo arrivati? Bambini, fate i bravi. Ma quando arriviamo? Sei contro luce, non si vede un cazzo. Ma quando arriviamo? Io devo fare la bb. Tu devi fare qualcos'altro. Tu invece che sono, abbiamo? Voglio fare la mamma. Forza con questo check-in che abbiamo fatto. Fantamissima, non fa di più. Comunque il nome dell'albergo che si dice tantissimo. Si chiama St. James Albany. E quindi è il mio albergo. Ecco il nostro tavolo elegante. Io qua. Presto, mangio subito il pane. Oltre al pane il menù comprende orata grigliata. Tagliere di... Bravo. Lui ha letto chess board. Vabbè, ciao. Che giocavamo a scacchi. Certo. È arrivato il primo. Scusa. Ti sei tolto le scarpe? No. Ti sei tolto le scarpe? Ah, no, è questo. Mi sbagliato. Io sono qui. Pranzo è andato. Mi hanno appena segnato la stanza. Aiuto. Ho tutti i pezzi. Numero 4. Stavo dicendo, la stanza ce l'hanno assegnata. Abbiamo ben mezz'ora per riposarci e alle 4:10 andiamo al Carousel du Louvre. Molto carino, semplice. C'è anche una veduta dei tetti di Parigi. Mi aspettavo un vista sgabuzzino, invece tutto sommato, dai, non è male. Un restauro mega veloce e doveroso. E adesso andiamo all'evento. Quello dove stiamo camminando in questo momento si chiama Rue de Rivoli. Ce l'accendo in fondo, ci sta, se no ve menano. Tutto il palazzo qua di fianco, spazzatura compresa, è tutta la struttura del Louvre. Ah, ma è un global launch event. Ma è un evento global. Levati perché è global. E adesso? Adesso? Sì, simpatici, cioè, lo so che non sì, ti risulta vai, difficile vai. No, niente, basta. Ecco il carosello del Louvre. Oh, siamo lì dove hanno girato il codice da Vinci. Se avete presente la piramide del Louvre, quella che quando era stata costruita tutti dicevano: ma che cos'è questa roba? Ecco, la piramide ha una contropiramide. Al contrario, eccola qui. Mi hanno lasciata da sola. Mi hanno lasciata da sola. Allora, registration. Hi, hello. Hi. It's quite difficult. C-A-K-A-L-I. A-I. That's it. You can choose one color. Which one do you want? This. Va bene, ci ho messo 70 anni a scegliere il colore. Blu, mio. Qua abbiamo un esemplare di Gabriele Restivo che deve rompere a tutti i costi un telefono. Lo stiamo buttando? Lo buttiamo? Cosa? No, ops. Caduto. Oh, ma stavo riprendendo. Cretino. Oh, che bello questo telefono. Ops, è caduto. Come si scrive Fiore? Con la J. Certo, va bene, allora iniziamo la conferenza stampa. L'avete visto il frame? No. E allora andiamo a vederlo. Va bene. Questo signore con i capelli che sembra che gli sia scoppiato un petardo in testa. Il signor Beat, eccolo.
Lui ha disegnato questa TV. Ci siamo entrati nella stanza e io ho detto: ma qual è la TV tra queste? È nascosta, è un vero e proprio quadro. Ci sono 12 TV frame, gli altri sono dei semplici quadri. Ma dov'è la TV? Là. È veramente, veramente difficile riuscire a riconoscere quali tra questi sono dei quadri e quali invece sono dei The Frame TV. Questo, per esempio, è un The Frame TV. Si confonde perfettamente con gli altri quadri e questa è la modalità painting, se non erro. Comunque vengono mostrati dei quadri. Perché nasce questa esigenza? Pare che la TV venga utilizzata in casa accesa per circa 4 ore al giorno, le altre 20 rimane totalmente spento. Per cercare di ottimizzare quindi l'utilizzo di questo tipo di TV, Samsung crea The Frame. In questo modo, nelle 20 ore in cui è spento, non risulta un patacone nero. Dovete sapere che ci sono tantissime persone che odiano avere in casa la TV nera, perché gli dà fastidio, gli rovina l'arredamento, gli rovina il salotto. Per me no, perché per come sono fatta io, più è tamarro e più è fighissimo. Questi The Frame, come potete vedere, hanno una cornice, infatti frame in inglese vuol dire per l'appunto cornice. Le cornici sono intercambiabili, potete quindi trasformare la TV in un po' quello che volete. Infatti le cornici sono di svariati colori, penso siano in alluminio, plastica, non lo so, devo andare a leggere il comunicato stampa. Esistono anche in queste fantasie bellissime, guardate questa qua blu, è spettacolare, mi piace tantissimo. Quando è spento potete tenerlo in casa in questa modalità. Ci hanno raccontato che non consuma molta energia, ma non hanno parlato nel dettaglio di quanta energia consuma. Pare che quando voi siate nella stanza, The Frame rimane in questa modalità. Non appena uscite dalla stanza, si spegne. Giustamente, si sente solo e lui si spegne. La TV quindi diventa un vero e proprio elemento d'arredo. Ultima cosa che mi sono dimenticata di dirvi di queste TV è che esistono da 55 e 65 pollici con una risoluzione 4K. Mi avete rotto i coglioni. Aspetta. No, io lo voglio lanciare. Mi avete rotto i coglioni. Fallo cadere. Dai. Oh, mi fa malissimo. Il nostro compito è rompere questa GMX1 entro domani alle 10:30. Quanto è cinese questo giro? Quanto è cinese? No. Sarà l'ultimo prima. Ops, gli è caduto. Dai, dammi. Che schifo, con i piedi. Cioè, dai. La nostra amica Sara ha detto che ci sono i posti in prima fila per noi. Quindi? No, tanto il culo piccolo, non è che... Sì. Aspetta, zio. Che teneri, non c'era un posto. Siamo seduti in tre su due sedie. Sono proprio degli amici. Sono proprio degli amici. Tutto per avere il posto in prima fila. Speaking of a visual experience, recently I had a chance to visit Saint Chapelle here in Paris to see its delicate stained glass windows. L'evento con il QLED TV è terminato, anche con The Frame. Adesso io sono da sola, like a dog, proprio bow bow, così. Sto andando all'albergo a ripigliarmi un attimo, una mezz'oretta, e poi andiamo a mangiare, sì! Mentre si cammina per le strade di Parigi non si può fare altro che ammirare lei, la Tour Eiffel, è lì che mi guarda, solo che è a 2,5 km ed è tantissima strada a piedi. Eccola lì, la vedete che sta roteando tutta? Lei ruota, gira. Cosa c'è qua dentro? Cibo? Sì, cibo. San Giacomo d'Albania. Mostre. Comunque, amici francesi, io questa cosa che mi decompone del cesso non la capirò mai. Voi entrate qui e pensate che ci sia... Mi, dove non c'è la toilet? E invece è qua, separata, da sola, nel tugurio. Tugurio, punizione, castigo. Dai che mangiamo. È finita! È
finita! Nanna! Nanna! Ah, noi da bravi bambini stiamo andando a fare la... cioè loro vanno a far finta di lavorare, io vado a dormire, vaffanculo. Comunque, ci vediamo domani. Anzi, no, non è vero, non ci vediamo domani. Questo video finisce qui. Come finisce? Qui ci vediamo domani. No, non ci vediamo domani. Oh, scherzavo quando dicevo che ci saremmo visti domani. Il video finisce oggi, io vado a nanna, sono devastata. Cerco prima di tutto la stanza. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate tutti i like, tanti commenti, fate un po' quello che vi pare. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!